Fondazione Museo Storico del Trentino sta curando e su cui ha lavorato molto anche Silvia Bertolotti, la quale aveva già lavorato sulle fotografie della Grande Guerra che erano conservate qui a Trento, una testimonianza molto significativa. E, diciamo, il filo conduttore di questi appunti di viaggio e dei luoghi, delle località, degli incontri che sono testimoniati poi da una miriade di fotografie dei vari partecipanti al viaggio. Ora certo i partecipanti al viaggio, che tutti fotografano, tutti vogliono il loro scatto della Cina, non sono a volte fotografie straordinarie, non sono Cartier-Bresson che in questo momento è esposto al MUDEC di Milano, però c'è a volte, cioè, ci sono dei momenti rivelatori. Poi Silvia diceva, certo queste foto del tuo nonno non è che siano tutte questa, ogni tanto ci sono delle foto sfocate, dico, ah, poveretto, era anche il presidente della delegazione, doveva sbattersi a destra e a manca, quindi gli scatti a volte erano sicuramente Franco Fortini, che era anche un poeta, fa delle fotografie molto più belle, oppure Trombatore, però diciamo anche questo panorama di scatti è molto interessante. E c'è sempre una foga di ciascuno a cercare di misurarsi con questo paese così distante, così diverso, così, nel tentare di catturarlo. In realtà un paese inesauribile. Dicevo, l'anno 2020 purtroppo vide l'esplodere della pandemia e quindi un'impossibilità a celebrare quell'anniversario, che è stato spostato all'anno in corso, il 2022. Il ministro Franceschini ha inaugurato di nuovo, come aveva già fatto nel 2020 con il ministro della cultura cinese, un programma di iniziative. Quest'anno saranno più scambi, diciamo, di mostre che attività vere e proprie, e purtroppo quei flussi turistici che ci si attendeva nel 20, perché doveva essere l'anno della cultura e del turismo italo-cinese, e a gennaio del 2020, quando all'Auditorium di Roma si inaugurò questo anno, erano venute anche tante agenzie turistiche di viaggio, operatori del turismo sia cinesi che italiani, e poi diciamo la pandemia ha bloccato e congelato la situazione, e purtroppo in questo momento, oltre alla pandemia, altri eventi internazionali ci funestano, e diciamo non possiamo dire che sia un anno di grande sviluppo dell'interdipendenza tra i popoli. E il numero del ponte è uscito e ci sono testimonianze di quell'epoca, è riprodotto anche la dedica che questo scrittore Laocheux fa a Calamandrei, auspicando che due paesi di antica civiltà come sono la Cina e l'Italia possano, diciamo, stabilire legami importanti. Laocheux purtroppo, diciamo, è morto tragicamente durante la rivoluzione culturale, ma è stato, diciamo, a posteriori riabilitato, e lo traduciamo in Italia, ma diciamo anche in Cina è di nuovo pubblicato. Abbiamo anche appunto un articolo della professoressa Yan Ling, che ha studiato quel viaggio, e vorrei dire che in quell'anno 2020, mentre tutto sommato, ecco, questo numero del ponte si è riuscito a fare, i cinesi anche hanno fatto un libro blu sui rapporti tra l'Italia e la Cina, in cui questa stessa professoressa Yan Ling ha raccontato del viaggio del 55, e soprattutto i cinesi hanno cercato anche di fotografare la situazione italiana, sia della storia, della costruzione delle nostre relazioni diplomatiche, anche di cercare di rendersi conto di cosa succedeva in Italia. E dico spesso che, così come noi a volte abbiamo difficoltà a capire che cosa succede in Cina, non posso dire che in quell'anno 2020 i cinesi fossero molto facilitati a comprendere i nostri passaggi da un governo giallo-verde a un governo giallo-rosso, e anche i nostri, diciamo, zigzag per quanto riguardava i rapporti con la Cina. Perché è vero che nel 19 forse era stato il momento
su cui i cinesi pensavano di capitalizzare molto, perché diciamo, l'Italia era stato il paese europeo che più aveva accolto favorevolmente il lancio del grande progetto di Via della Seta. C'erano dei progetti sul porto di Trieste, c'erano Xi Jinping viene in Italia, scrive addirittura sul Corriere della Sera, viene tradotto sul Corriere della Sera, cioè un momento di vicinanza. E poi nello stesso libro blu che i cinesi hanno prodotto, a un certo punto si interrogano dicendo che sta succedendo, perché pensavano a un'Italia più discosta dall'Unione Europea, come era stato in qualche modo il primo governo Salvini-Conte, e poi invece vedono che c'è un riallineamento alle posizioni europee e che anche diciamo, tutto il pacchetto dei rapporti industriali e tecnologici con la Cina viene riposizionato in un quadro comune in cui l'Italia non, cioè viene un po' richiamata all'ordine rispetto a un impulso che aveva dato alle relazioni. Recentemente in una trasmissione televisiva ho sentito quello che era il responsabile della politica in quel momento, che adesso sta a Shanghai, come si chiama? Cerasci, rivendicare la giustezza di quell'approccio, sostenendo la pena. Non li abbiamo dato a Trieste, però poi in realtà Amburgo si è presa i flussi di traffico, in realtà ci sono altri paesi che fanno diciamo, i loro interessi con la Cina senza consultare nessuno, e quindi l'Italia stava cercando di ritagliarsi un proprio spazio. Comunque diciamo, Gerace è riuscito a far acquistare una bella partita di arance moro, però poi il Covid credo che l'abbia bloccata, insomma non so quanto i cinesi abbiano potuto approfittare delle aranciate fatte con le arance moro nel 2020. E, la Cina in questo momento viene di nuovo considerata in qualche modo un mondo misterioso, un po' come nel momento in cui Calamandrei e i suoi compagni di viaggio l'approcciarono con tanti punti interrogativi, con tanti c'è anche una curiosità a vedere se la Cina in questo momento rimette in discussione quello che è stato un'alleanza recentemente consolidata con la Russia, e che diciamo, il dirigente attuale Xi Jinping ha molto diciamo, capitalizzato, ci ha messo la faccia. Per la Cina metterci la faccia è sempre qualcosa di significativo, e questo è un anno molto delicato per il leader cinese Xi Jinping, perché c'è un 20° congresso del Partito Comunista Cinese in cui lui deve vedere riconfermata la sua leadership, che ormai diciamo, è a tempo indeterminato a differenza del passato, ma diciamo, potrebbe anche essere rimessa in discussione. Quindi Xi Jinping credo che sia in questo momento di estrema prudenza. Ci sono dei segnali, cioè ci si interroga se la Cina si astiene dal sostenere una politica aggressiva della Russia, o se diciamo, possa approfittare dei forti legami commerciali offrendo altri sbocchi a quello che sono nel blocco delle sanzioni. Siamo in un momento di grandi interrogativi, e per questo ho diciamo, quell'auspicio di Calamandrei: guardiamo oltre la grande muraglia, ci troveremo la primavera. Io in questo momento lo vivo in modo più interrogativo, cioè siamo di fronte a un momento di grandi incertezze, in cui diciamo, i giochi e gli equilibri mondiali sono messi in discussione. La Cina avrebbe una grande opportunità di profilarsi, essendo ormai un paese che tallona gli Stati Uniti dal punto di vista economico, commerciale, tecnologico, non è più il luogo dove si esporta l'industria per approfittare della sua manodopera a basso costo. Ormai
leader in tantissimi settori, soprattutto in settori avanzati come quelli dell'intelligenza artificiale, delle telecomunicazioni. Quindi in questo momento tiene un rapporto con l'Europa che è stretta in questo momento, perché è il terreno su cui si sta sviluppando una situazione di conflitto e di guerra, e potrebbe essere una grande opportunità per la Cina. Io mi auguro che il clima, diciamo, di apertura che Calamandrè e Nenni trovarono nel 1955, che era stato tessuto principalmente da Zhou Enlai, che era un grande diplomatico, e ricordiamoci che Zhou Enlai è quello che ha fatto anche l'apertura poi a Nixon nel 72, spostando le alleanze cinesi. Cioè la Cina è un paese dalla tradizione millenaria e di grande sapienza, quindi non possiamo dare nulla per scontato. Dobbiamo anche pensarlo come un paese meno monolitico di quello che ci appare. Non possiamo leggere la Cina soltanto attraverso quelle che sono le dichiarazioni ufficiali, e a volte queste dichiarazioni ufficiali sono anche hanno sfumature differenti, quindi sappiamo che esistono anche gruppi differenti all'interno del gruppo dirigente. A Natale ho letto un libro di fantapolitica e anche l'ultimo, Ken Follett, che ipotizzavano entrambi un conflitto che sarebbe esploso nel Mar della Cina, e io ero rimasta molto perplessa. Non voglio fare lo spoiler di Ken Follett, non sono una buona lettrice di Ken Follett, ero rimasta molto male perché il libro finiva male. E diciamo, ma che gli viene in mente a Ken Follett di fare precipitare un conflitto mondiale, no? Perché che è descritto tra il polo, diciamo, americano, Stati Uniti, e il polo Pechino, con conflitti tra i vari, diciamo, tra i guerrafondai, i falchi e le colombe in entrambi i luoghi, no? E però, diciamo, il conflitto esplodeva nel Mar Cinese meridionale, era quello che tutti si aspettavano come punto di esplosione del conflitto. Ed è chiaro che i cinesi stanno osservando quanto avviene tra Russia e Ucraina, anche avendo bene in mente le loro problematiche nel Mar Cinese meridionale, il loro problema con Taiwan. La Cina può giocarsi la carta della distensione, auguriamocelo, perché appunto è un paese che può infinitamente sorprenderci. Grazie. Tante suggestioni, la 55 al punto di una spinta. Sì, direi che poi magari ci sarà spazio dopo la conclusione per gli interventi, domande. Ho ricevuto la parola a Riccardo Spattezzini, presidente del gruppo scientifico del Centro Studi Martino Martini. Grazie. A cui è stato assegnato il compito di parlare di Franco De Martri, il suo rapporto con la Cina, ma credo anche lui spazierà molto, insomma, visto che. Sì, beh, si presta innanzitutto, diciamo, i complimenti a chi ha ripreso questo tema della ripubblicazione della rivista Il Ponte, cioè voi del Museo Storico, avendo fatto un numero speciale su altre storie, cioè prendendo lo spunto da questo. Quindi questo è stato un'opera meritoria, anche questa qui. E io sono contento, ho letto con interesse, diciamo, perché non avevo mai letto, diciamo, queste cose qua, ma mi sono soffermato su alcuni autori. Quello che mi è piaciuto di più è stato Musatti, devo dire, con la sua storia della porosità dei confini tra la Hong Kong e la vicinanza, almeno tra la Cina, tra l'Occidente e l'Oriente, cioè dove inizia, dove finisce un paese, dove comincia un altro. E comunque il sottotitolo di questo incontro sono gli sguardi sulla Cina. Prima di vedere gli sguardi, diciamo così, due parole ancora sulla rivista Il Ponte, che è stata appunto, che è un documento molto interessante. E viene in mente che ci sono state varie delegazioni, vari gruppi che si sono recati in Cina in quegli anni, non prima del turismo di massa, diciamo, no? Ma
Mai. Quindi è interessante vedere fino agli anni 80, fino all'inizio, fino agli anni 80 in qualche modo, perché sono meno numerose, quindi è più interessante vedere la composizione e lo scopo di queste visite più o meno ufficiali e così via. Io poi ne parlerò di una speciale, che è quella che vede coinvolto anche De Marchi, e i preliminari per il riconoscimento diplomatico tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese. Queste delegazioni, diciamo, bisogna studiarle, secondo me, quindi forse è un'idea che lancio al museo, quindi così, dopo aver fatto questo, certo che non è che si può fare tutto, ma comunque forse una documentazione di queste delegazioni forse si potrebbero anche vedere, o forse qualcuno l'ha già fatto, questo non lo so. Io so soltanto che ce n'era una in particolare avvenuta 15 anni dopo quello di Calamandrei, che stranamente per composizione dei suoi membri assomiglia molto. Quella che era andata in Cina senza una particolare affiliazione politica, se non genericamente un atteggiamento favorevole verso la Cina, e grosso modo un ambiente liberal socialista, anche quello. Ed è quella in cui si vedevano, io vedevo la composizione, c'erano quelli che studiavano, professionali medici, insegnanti. Adesso ricordo che c'era Capecchi, perché insegnava qui a Trento, che poi ha fatto un resoconto su Inchiesta sulla scuola cinese. C'era Gervis, che è uno psicologo, psicoanalista, che anche lui ha fatto osservazioni. C'erano dei psicologi come Rozzi, c'erano esponenti di quei gruppi, diciamo, che si riferivano un po' ai quaderni piacentini e ai quaderni rossi, cioè non schierati come poi c'è stato durante il periodo maoista, la politica, i gruppi che si rifacevano direttamente alle correnti filo cinesi, filo maoisti. Quindi, diciamo, questi resoconti sono stati pubblicati poi su Vento dell'Est, credo, una parte. Ma Mottura, come quel viaggio Mottura. Mottura. Ecco, e insomma, era un gruppo così, di quelli che conosco, l'ho citato perché ho rischiato di andarci anch'io con loro, e poi invece non c'era più posto sul aereo perché ero ridotto drasticamente il numero, erano delle linee pakistane, quindi erano un po' strani. E quindi poi ho letto con curiosità il loro resoconto. Comunque questo del ponte è interessante. Faccio un'altra annotazione: noi del Centro Martini abbiamo pubblicato nel quarantennale delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina un volume della nostra rivista sulla via del Catai, che si chiama Pechino chiama Roma, 40 anni di relazioni diplomatiche, di cui c'è un pezzo, diciamo, sul ponte fatto da Miriam Castorina, e anche delle foto che sono interessanti dei primi protagonisti, da Nenni a Medici così ai vari chi c'era ancora, soprattutto, diciamo, ci sono, l'indice non è una storia delle relazioni diplomatiche, ma tocca vari gruppi, per esempio gli studenti, la storia degli studenti cinesi in Cina, la storia degli studenti cinesi in Italia, la storia degli studenti italiani in Cina, tra cui anche poi quelli che sono stati protagonisti di questa storia, cioè da studenti sono diventati scrittori o intellettuali, così, no? Poi ci sono gli intellettuali, e quindi le copie dei loro libri, tra cui anche, ecco, per esempio la cosa del ponte dell'epoca, ma anche Cassola, sono quelli che abbiamo citato, Moravia, la Marciocchi, la Pisu e così via. Ecco, noi abbiamo dedicato questo proprio a questi protagonisti minori, invece che fare una storia diplomatica, una storia dei gruppi che si sono, diciamo, che hanno segnato queste relazioni diplomatiche. Però c'è ancora molto materiale, per questo c'è un invito al museo magari a esplorare questo. E anche abbiamo fatto poi un altro numero che si chiama Il Vento dell'Est e Il Vento dell'Ovest, curato da un politologo qui di Trento, che si chiama Paolo Rosa,
dove in quegli anni dove avvengono queste delegazioni c'è anche il dibattito in Cina su quale modello seguire, se il modello sovietico, se il modello che anticipa un po' la versione cinese del modello sovietico, di un modello diciamo socialista, marxista, modelli diciamo, che si rifanno ad altri, insomma il dibattito che avviene in questo periodo della, della cosa. Questo diciamo così per caratterizzare l'inizio, diciamo, questi, questi primi anni che arrivano fino all'80, diciamo. Io mi sono concentrato un po', per quelle poche cose che conosco, sulla delegazione che negli anni 70, nel 72, nel 71, nell'ottobre 71, va in Cina per tentare, diciamo così, per aprire una via commerciale. Cioè quella, quella delegazione che dopo altre che sono venute prima, prima era venuto Lenin già nel, negli anni del 69, Lenin poi è venuto anche nel, prima nel 50, l'anno prima di Calamandrei. Lo stesso anno. Stesso anno, qua me l'ho segnato il 55. Sì, sì. Sì, sì, stesso anno, qualche mese prima, un mese prima forse. Ecco. Queste aperture com'è che realizzi che sfociano poi nel riconoscimento diplomatico? Prima si comincia con la cosa più facile che sono gli scambi commerciali, attrezzare degli uffici qui e là nella, nella cosa. Allora ci fu una delegazione che è quella guidata da Vittorino Colombo, un ministro democristiano italiano che, così, che ha anche lui una... che prova un approccio di apertura, cioè apre anche lui una strada. Da notare che Teodoro Colombo era molto amico di Napira, che era un visionario, anche lui che aveva scritto, che gli aveva dato lettere da portare a Mao Zedong oppure a Chou Enlai, così che forzava un po' questa direzione. Nel 71, nell'ottobre 71, diciamo in questa prima... questa delegazione che è stata preparata in qualche modo precedentemente, ci va anche un, viene invitato ad andarci così per amicizia, per conoscenza particolare, anche un professore di Trento che si chiama Franco De Marchi, il quale naturalmente non è che fosse lo studioso della Cina, anzi che conosceva molto poco, però diciamo aveva anche lui una visionarietà, diciamo un modo di guardare il mondo e il futuro aspettandosi delle conseguenze, e De Marchi partecipa a questa delegazione semplicemente come un membro senza funzioni particolari, ma come un conoscitore, come un ospite quasi, e, ma questo viaggio in Cina è stata una rivelazione per lui, cioè si accorge che questo paese che non conosceva ma che aveva quelle caratteristiche demografiche, storiche, un'antica civiltà, delle vicende recenti che è uscita dalla seconda guerra mondiale, insomma varie cose, lui si prende a cuore questa, questa cosa e decide e pensa di occuparsi di questa realtà, e dando manforte a Vittorino Colombo e anzi progettando, facendo il direttore della prima, forzando molto a costituire una rivista, la rivista si chiama Mondo Cinese, che nasce nel 72 e di cui è il primo direttore, è il direttore, naturalmente fondato da Vittorino Colombo con l'Istituto Italo-Cinese per gli scambi culturali, economici e così via. Quindi diciamo questo è stato un po' l'inizio, no? Una folgorazione diciamo di interessi, di cose. De Marchi cosa fa? Lo fa a modo suo, diciamo questa cosa, comincia a capire che quello, uno dei valori più importanti del, del rapporto tra culture diverse è quello dell'amicizia, che è un valore fondamentale della Cina, e sviluppa quasi senza conoscere quelle che in cinese posso chiamare le guanxi, cioè un capitale di reputazione, diciamo di stima, di amicizia, che ha a che fare con l'amicizia, per cui diventa una figura diciamo riconosciuta e diciamo
fonda, diciamo, il livello di rapporto non sugli interessi economici, ma sull'ideale dell'amicizia. L'amicizia poi anche è facilitata dal fatto che De Marchi è percepito come un erede dell'antica civiltà greco-romana e quindi dell'impero romano in sostanza, e quindi una civiltà che si può comparare con quella cinese, mentre gli altri non esistono così tanto, sono due imperi, uno finito e l'altro invece ancora in vita, che si confrontano. Quindi diciamo queste facilitazioni, l'idea di utilizzare il concetto di amicizia, l'idea di considerare le due civiltà a confronto che hanno molto da dirsi, quindi, e più il terzo elemento è in cui comincia a operare direttamente, cioè ospita molti studenti, molti giovani cinesi in Italia attraverso le sue relazioni con, in parte con i ministeri degli esteri che finanziano i cinesi, in parte con le associazioni a cui faceva riferimento, in sostanza ospita dei cinesi come gratuitamente, come sentimento di amicizia, e si prodiga per inviare in Cina studenti italiani, per dire che questo era il suo modo di vedere. Oltre alla rivista Mondo Cinese, che ospitava i primi articoli di impressione sulla Cina di varia natura, con Sinologi, che allora inizia a conoscere come principalmente Giorgio Meris, fa un primo dizionario, una prima enciclopedia, diciamo, di voci sulla Cina, sulla storia della Cina, edito dalle Edizioni Paoline nel 79, ma è un volume, diciamo, in cui impiega molti giovani che qua non è che avessero una grande conoscenza della Cina, ma soprattutto sinologi, e comincia a raggruppare i sinologi più importanti, che poi sono quelli che daranno vita ai convegni che si faranno successivamente, cioè penso a Bertuccioli principalmente, a Lanciotti, a Corradini, eccetera. Ecco, questi studiosi vengono attratti in questo progetto delle enciclopedie di voci sulla storia e sulla civiltà cinese, anche sulla qualità cinese, per cui esce questo grosso volume. Quindi comincia anche la sua conoscenza della Cina, cioè De Marchi è uno che è andato empiricamente sulla Cina, cioè prima ha avuto delle impressioni, poi ha studiato, successivamente non è andato nella prima missione sapendo che cos'era o preparato su questo, no? È soltanto uno che apre delle prospettive, e questa è stata la sua funzione. E una terza cosa che ha incrementato questo è che al ritorno dalla Cina nel 78 esce a Trento un libro sulla riscoperta di un personaggio storico che è stato mediatore tra le due culture, che si chiama Martino Martini, è uscito da un libro da un archivista, un francescano di Trento, che si chiama Bonifaci. E allora si appassiona anche a Martini, si identifica quasi con Martini, questo per provare a vedere, lo sguardo sulla Cina diventa più lungo, più profondo, così. Martini è stato un mediatore tra culture, citato tra l'altro da Xi Jinping in un articolo sul Corriere della Sera del 19, tra l'altro dice Marco Polo e Martino Martini, noi tutti ci siamo domandati ma cosa è venuto in mente, ma come mai? Cita sul foto Corriere della Sera l'articolo firmato Xi Jinping e cita anche questo. E così, no? Perché? Perché Martini è un po' quella cerniera tra i due mondi che li fa dialogare, perché rispetto ai viaggiatori precedenti, soprattutto medievali, è una persona che ha una formazione scientifica, un uomo rinascimentale, un uomo che si studia e si occupa di astronomia, di geodesia, di matematica, che ha avuto appunto, che aveva frequentato il Collegio Romano, che era la migliore università europea all'epoca, nel 1000,
dal 1550, insomma, alla fine degli anni del 1500 fino al 1700 in qualche modo, no? Insomma, si citava la Sorbona e il Collegio Romano. Il Collegio Romano aveva, lui poi era stato anche allievo di Clavius, e si riferiva al suo mandava queste lettere, diciamo, sulle osservazioni scientifiche della Cina, che erano le eclissi, le coordinate, i meridiani, cioè, diciamo, calcolava gli spazi e aveva una visione geografica totalmente nuova. Infatti fa il primo atlante della Cina e manda queste osservazioni al suo referente nel Collegio Romano, che è Atanasio Kircher, un dotto dell'epoca. Quindi, diciamo, Martini è questa figura chiave per cui De Marchi si trova, da un lato, ad aver partecipato ad una delegazione quasi al seguito, si prende l'entusiasmo e aiuta Antonio Colombo e fonda e dirige una rivista, Mondo Cinese. Riscopre, fa prima le sue operazioni di buon vicinato con la Cina, sotto il segno dell'amicizia, poi riscopre Martini e ancora di più questo fervore, diciamo, questo sguardo sulla Cina si affina, diventa più preciso in qualche modo, no? Ecco, e quindi, diciamo, fino a che negli anni 90, prima degli anni 80 fa un grande convegno a Trento su la geografia, nell'Istituto di Scienze Naturali di Trento, e sulla geografia, e quindi c'è riserve Martini a questo punto, no? E poi con l'Accademia delle Scienze Sociali di Pechino, un convegno importante in Cina, sempre sulla relazione Europa-Cina, ma datata della storia intorno al 1650-1700, e poi una delegazione dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali a Trento nel 1994. E lì, diciamo così, termina un po' l'attività vera, così come si conclude con la sua idea di fondare un centro di studi che si occupi di questo presso l'università, perché lui ritiene che nell'università non possono non essere considerati questi elementi, poi tanto più che nella situazione, nella tradizione accademica italiana, non ci sono gli area studies, cioè gli studi, sono tutti studi verticali, monodisciplinari, non un'area geografica e quindi studio dell'area geografica le varie componenti, non so, quelle della storia, dell'antropologia, dell'economia, della lingua e così via, no? Quindi, diciamo, l'idea di spingere un po' l'università a occuparsi di questo, da qui nasce l'idea di fondare, di contribuire a fondare un centro di studi su questo. Poi che questo centro studi sia intitolato a Martino Martini è un esempio, prendere un nome tutelare è una cosa che serviva sia sul piano locale, perché è un trentino questo Martino Martini, e sia sul piano scientifico, perché è un grande riconosciuto della storia della cultura. Quindi, diciamo, questo è De Marchi in sostanza, questo è lo suo sguardo sulla Cina, uno sguardo diverso, non si occupa tanto, perché negli anni 70 poi ci sono le associazioni che si rifanno direttamente alla politica, che sono quelle che le delegazioni che vanno poi in Cina sono accolte, accettate per delle collaborazioni. Quella di De Marchi non è così, è un po' un interesse generale, generico, ma soprattutto fondato sulle attività concrete, come per esempio l'aiuto agli studenti cinesi, l'aiuto, la formazione e così via. Quindi uno sguardo non, diciamo, approfondito, competente su alcune cose, ma uno sguardo che dice: ma perché dobbiamo considerare la Cina esterna a questo campo di interessi, soprattutto nell'università? Perché l'università deve guardare soltanto all'America, all'Europa, ad altre cose, non guarda anche più in là? E quindi uno stimolo, diciamo, a considerare tra le conoscenze che nel mondo d'oggi sono indispensabili anche questa
questo continente in sostanza. Ecco, questa è la visione di De Marchi, questo è lo sguardo di De Marchi sulla Cina, cioè non ha lasciato tracce concrete di approfondimenti vari, ma ha aperto la città di Trento, l'università, le persone che avevano interessi culturali a considerare questa realtà. Grazie. Due sguardi, arriviamo al terzo sguardo. Volevo soltanto due piccoli commenti. In quel viaggio del 70 c'era anche Giovannino Muttura, che era un sociologo, e io l'ho cercato proprio per questo numero del Ponte per chiedergli una testimonianza, perché era il viaggio che coincideva con il riconoscimento diplomatico, e lui mi ha raccontato che loro rimasero tutti esterrefatti, perché ci fu un giorno in cui comparvero tutte queste bandierine cinesi e italiane e furono festeggiati, e loro non sapevano neanche che era in corso questo, diciamo, era il preludio di questo, sì, sì. E quindi non era quello il loro scopo. E l'altra cosa che volevo dire, quando parlava dell'attenzione che ha avuto per la questione delle Guanxi, dell'amicizia, delle relazioni, che Matteo Ricci, un altro grande amico della Cina, esploratore della Cina, la prima opera tradotta in cinese è stata il De Amicizia di Cicerone, perché pensò che questo, diciamo, da una parte c'era il legame con la nostra cultura classica, e dall'altra c'era, nel tentativo umanistico di trovare una relazione, l'importanza del un po' confuciana anche delle relazioni amichevoli, quindi Cicerone e Confucio, sì, sì. Dei momenti di incontro, giusto, due Cicerone e Confucio. Allora passerei la parola a Ivan Cardillo, docente di storia del diritto cinese, di formazione professionale di diritto cinese all'Università di Trento. Grazie per questo invito. Insomma, la mia esperienza con la Cina forse in qualche modo nasce un po' dal lavoro che ha fatto De Marchi sulla città di Trento, perché io arrivo all'Università di Trento proprio perché interessato al diritto cinese. Sono stato il primo laureato di diritto cinese dell'Università di Trento, era una di quelle didattiche nuove che Trento, proprio questa visione, questo stimolo, questa spinta all'apertura, è stato uno dei primi atenei a creare, a costituire in Italia. Quindi arrivo a Trento per studiare il diritto cinese, inizio a frequentare anche il centro Martino Martini durante i miei studi, seguo degli eventi e inizio i miei primi viaggi in Cina, prima per scrivere la tesi di laurea, poi per un tirocinio, poi insomma scrivo una tesi sulla democrazia in Cina, sulla Cina dell'oggi, sul costituzionalismo cinese attuale. Mi rendo conto che c'è un problema storico da affrontare, per cui faccio un dottorato in storia del diritto e mi occupo proprio di questo percorso qui, dell'immagine della Cina nella cultura giuridica europea del 600 e del 700, per cui ho indagato a fondo i gesuiti e tutta la loro attività diplomatica, in qualche modo di acculturamento tramite l'amicizia, fino a rappresentare visivamente quei popoli amici. Ad esempio negli esercizi spirituali di Natale si dipinge le varie tappe della Via Crucis con i cinesi nel pubblico, quindi visivamente si avvicinano i popoli, c'è un grande lavoro di mediazione, c'è un grande lavoro di incontro, di scontro, e questa immagine della Cina che arriva in Occidente in qualche modo contribuisce a creare la nostra identità culturale, perché quel periodo storico del 700 e dell'800 è il periodo in cui questo è sempre stato un po' presente fin dall'antica Grecia, i greci, i barbari, l'idea di usare l'altro, un'alterità, per costruire la propria identità, e poi da un altro lato c'è questa alterità, c'è chi la trova nella Cina, Montesquieu la trova nelle sue lettere persiane, nel viaggio che fanno questi persiani in Francia, c'è chi la trova nel mondo utopico, nell'utopia, in un mondo immaginario.
la Cina è presente, contribuisce proprio alla nostra formazione intellettuale, tutto il percorso che porta alla creazione di una razionalità moderna passa attraverso la ricezione e lo studio della Cina. Voltaire era un grande amante della Cina, Quesnay, il fisiocratico, era chiamato il Confucio d'Europa, c'erano i critici, Montesquieu nel suo grande libro sullo spirito della legge, dopo aver indagato le varie forme di governo, le varie forme di corruzione dei governi, scrive di non poter concludere il suo lavoro senza analizzare la Cina. E il sistema cinese manda in qualche modo in tilt il suo ragionamento, perché non è né un modello dispotico ma neanche un modello da imitare, è qualcosa di diverso, tanto è vero che inizia questo doppio atteggiamento, i sinofili e i sinofobi, cioè gli amici della Cina e i nemici della Cina, e questa corrente, questo doppio binario attraversa un po' tutta la storia culturale occidentale ma anche cinese. Matteo Ricci è amico di Xu Guangqi ma è nemico di altri cinesi, però la scuola del Mopai, la scuola più ortodossa, più legata alla tradizione, non vuole queste infiltrazioni occidentali nella propria cultura. Insomma, è una storia costante di tensione, per cui insomma decido che è necessario fare un dottorato di storia del diritto, perché è impossibile parlare di democrazia in Cina, per cui vado alla radice di queste categorie del pensiero, quando si creano in Occidente e come la Cina ha contribuito a quella creazione, per cui studio cinese al Collège de France, inizio a Trento al CLA, centro linguistico di Ateneo, prima si chiamava il CIAL, quello è il mio primo corso di lingua cinese, poi proseguo gli studi al Collège de France con Han Cheng, vado a Pechino all'Università di Lingua e Cultura, vado alla Peking University per dei periodi di soggiorno e poi a fine del dottorato mi sono trasferito direttamente in Cina, dove vivo da 8 anni e insegno diritto comparato, cultura giuridica comparata, etica delle professioni legali a studenti cinesi, insegno in cinese, seguo le tesi di laurea, faccio parte insomma del corpo docente dell'università. E lì è nato un rapporto di amicizia, appunto la creazione di questo Guangxi, si diceva, un rapporto di partecipazione a quello che è lo sforzo di un paese. Ricordo quando nel 2018 Xi Jinping fece questo suo discorso sul pensiero di nuova era, io così per esercizio linguistico lo tradussi in un sito che ancora oggi è visitabile, diritto cinese.it. E quella traduzione in qualche modo mi ha fatto diventare un po' partecipe di quello sforzo cinese di volersi presentare all'Occidente, per cui insomma il Partito Comunista mi diede un premio come docente. Ecco. È interessante vedere il docente modello, perché si contribuisce a quel pathos collettivo, e in quel momento quel messaggio mi ha colpito, per cui mi spinse a tradurlo, per ruolo della storia. Che non è più una storia del passato, una storia che in qualche modo è lì, che può essere un fardello o può essere qualcosa con cui fare i conti, ma diventa una risorsa. Si è parlato un po' della formazione dei giuristi, dei studenti cinesi che vengono in Occidente, degli studenti cinesi italiani occidentali che vanno in Cina. Allora io collaboro con un professore che si chiama Jiang Jingfan, lui ha 90 anni ed è il caposcuola del pensiero giuridico confuciano in Cina. Lui è nato praticamente prima della Repubblica Popolare Cinese, è fondata nel 1949. Vive la rivoluzione culturale nell'età matura, con un grande attacco alla cultura tradizionale. Successivamente c'è, dopo la rivoluzione culturale, pensate che negli anni 80 ci sono soltanto 7 facoltà di giurisprudenza in tutta la Cina, oggi ce ne sono 600, cioè bisogna costruire un sapere, e lui diventa
caposcuola, no? Diventa parte della costruzione di un nuovo sapere. Perché è un nuovo sapere? Perché quel sapere tradizionale va declinato, va trasformato in categorie moderne. Ad esempio vanno create maggiori facoltà di giurisprudenza per permettere lo scambio degli studenti, il riconoscimento dei titoli di studio, vanno creati settori disciplinari, prima Riccardo parlava delle aree di studio, lì appunto vanno creati settori disciplinari, bisogna individuare e capire chi mette ad insegnare cosa. I vecchi intellettuali del passato sono finiti soprattutto nelle facoltà di lettere e di storia, i giuristi non hanno, paradossalmente non hanno radici storiche. Perché? Perché il confucianesimo, tutta la tradizione giuridica cinese è una tradizione che si fonda sui classici del pensiero. Quindi nel momento in cui è diventato necessario fare delle scelte, classificare il sapere, quel sapere è diventato un sapere storico, culturale, letterario, non si è trasformato in un sapere giuridico moderno. E qui arrivo ad un altro punto che vorrei toccare, il problema della comunicazione, no? L'amicizia si costruisce attraverso la comunicazione, parliamo lingue diverse ed è necessaria una traduzione. Questa traduzione porta al bisogno di interpretare anche, porta al bisogno di trasferire ad esempio delle conoscenze da un orizzonte culturale ad un altro orizzonte culturale. Quando Calamandrei era in Cina nel 1955 incontra anche Simone de Beauvoir, che è lì con Jean-Paul Sartre, e Simone de Beauvoir, insomma, è quello il periodo storico in cui l'Occidente guarda alla Cina come un'icona. Andy Warhol avrebbe fatto poi il famoso ritratto di Mao Zedong. Insomma, l'idea, una cultura pop, una cultura di ampio respiro, viaggiano in molti. Calamandrei sicuramente ha, per noi giuristi, e per questo sono affezionato alla figura di Calamandrei, dà una lezione di metodo su cui appunto vorrei ritornare a breve. Simone de Beauvoir dice che la Cina non può essere descritta, richiede di essere spiegata. E qui, appunto, come diceva Rodolfo, si apre la finestra del proprio hotel, e si vede una Cina piena di contraddizioni, una Cina in costante cambiamento, irragionevole, dice bisogna evitare, non bisogna cedere alla tentazione di voler trovare un senso logico. Ed è proprio questo, la questione del senso logico, della logica del pensiero che c'è dietro la lingua, che è diversa. Che è diversa e va tenuta in considerazione. Se la nostra cultura si basa sul principio di non contraddizione, sul principio del terzo escluso, sul principio di identità, per cui guardiamo ad una forma di linearità, in Cina c'è una circolarità del pensiero e questo rende tutto costantemente attuale e al tempo stesso c'è una narrativa diversa del tempo. Questo lo si vede ad esempio nei dipinti, spesso i dipinti cinesi sono dei lunghi rotoli dove c'è proprio c'è una narrazione che viene rappresentata, non è una fotografia, c'è una narrazione, c'è del movimento nel dipinto. Ecco, anche ad esempio nelle parole, semplicemente no, ieri, oggi, se noi in cinese, insomma, per noi il domani, il futuro è di fronte a noi. Il passato è alle nostre spalle. Però in cinese, no, se diciamo l'altro ieri, si dice qian tian, l'altro ieri, qian, dove qian significa di fronte. Se uno chiede dove si trova questa cosa, di fronte a te si dice qian, ma legato al tempo, qian tian, il giorno che è di fronte, in realtà significa l'altro ieri, e il giorno che è alle tue spalle significa dopodomani. Per cui vediamo una persona che è rivolta al passato, allo sguardo è rivolto al passato, se volessimo disegnare il tempo come una linea retta. Ecco, e questo insomma un breve esempio sulla diversità di concezione.
in quell'unione dei vari campi del sapere, che sono la sinologia e la filosofia, si gioca tutta quella tensione nella possibilità di comprendere l'altro, che inizia appunto fin dal Settecento. 1814 è l'anno in cui viene creato il primo insegnamento di lingua e cultura cinese a Parigi, è l'anno in cui Hegel fa un viaggio a Parigi su invito di Victor Cousin e scopre il pensiero cinese e ripensa le sue lezioni sulla storia della filosofia, ipotizzando la possibile filosofia cinese. E questo è una lezione che dobbiamo sempre recuperare, una lezione metodologica che dobbiamo sempre avere a mente. Per cui quando viaggiamo nella Cina, in Cina c'è l'esperienza umana della scoperta di qualcosa di diverso, e poi c'è un percorso intellettuale dove le esperienze delle delegazioni passate sono estremamente importanti, dove è richiesta appunto quell'indicazione che dà Calamandrei nei suoi scritti dopo il suo viaggio in Cina, cioè non partire con i pregiudizi, un giudizio a posteriori, e fondare la propria visione sulla propria esperienza. La Cina, come ogni grande paese, è pieno di contraddizioni e dice Calamandrei a un certo punto: amicus platus et magis amicas veritas, cioè ricercare la verità, non essere intellettualmente schiavi o rinchiusi piegati a delle idee a prioristiche, che possono essere di natura politica. Lui in quel caso faceva riferimento ad un certo pensiero dominante in Italia, ma questa è una lezione metodologica, un'indicazione che possiamo recuperare a tutto tondo. Quindi provare ad aprirsi realmente all'altro che è quello che l'Italia è riuscita in qualche modo sempre a fare. Non è un caso che la Cina ci sente particolarmente vicini come popolo, questa è una confermata dalla storia, insomma, dal percorso che hanno fatto i gesuiti, da come i gesuiti siano riusciti ad entrare, a comprendere questo sistema, questo popolo, questa cultura, in una maniera completamente aperta. Per cui c'erano i gesuiti che facevano attenzione a certi aspetti del sapere, della loro missione. Loro comunque sono dei monaci in missione, devono evangelizzare. Ma al tempo stesso, a un certo punto, all'interno dei gesuiti nasce il gruppo dei figuristi, di persone realmente interessate alla diversità cinese, per cui iniziano a fare il confronto tra gli annali cinesi e la cronologia biblica, vedono delle discrepanze, risalgono alla Settuaginta, alla versione greca della Bibbia, per recuperare 70 anni nella cronologia. C'è il rapporto epistolare tra Bouvet e Leibniz sull'idea proprio di una clavis comune, di una chiave del sapere comune, che è appunto quella forma di compatibilità del pensiero che prova a cercare Leibniz. Insomma, la Cina di ieri e la Cina di oggi non sono due Cine completamente diverse, non sono due Cine in rapporto dialogico o dialettico, sono sì in rapporto dialogico. C'è questo modo di dire Gu Jin Zhong Wai, passato, presente, interno ed esterno, che sono i quattro elementi che animano il dibattito culturale cinese, che io vivo lì spesso, insomma, partecipo alla scuola di pensiero, all'attività della scuola di pensiero degli storici del diritto, dei comparatisti, dei civilisti. Provo in quel dialogo tra Occidente e Oriente, provo
insomma, dalla mia veste di titolare del corso di introduzione al diritto cinese a Trento, di invitare esperti cinesi a Trento. Nel 2019 ho organizzato una summer school dove sono venuti due giudici della Suprema Corte del Popolo, un membro del Comitato Legislativo del Governo cinese che ha redatto la legge sul commercio elettronico. Insomma, questo dialogo in Cina è particolarmente forte, perché la tradizione significa provare a cercare una propria identità, e quindi non, come è stato detto, copiare i modelli occidentali, ma iniziare un cammino proprio, un'esperienza nuova. E questo rende, dal mio punto di vista, l'esperienza cinese attuale estremamente interessante, un laboratorio di idee dove c'è questa recezione dell'Occidente. Se si va in una biblioteca, in una libreria in Cina, si trovano molte più opere occidentali di quante se ne trovino qui da noi, di opere cinesi. Ecco, l'attività di traduzione, l'attività di studio dell'Occidente, dell'alterità, dell'altro, in Cina è molto più forte rispetto a quello che si fa in Italia. Quindi c'è una recezione veramente a tutto tondo. Quando si va in Cina si trova il mondo, c'è un mondo intero. Io alla fine, insomma, ho sposato una russa in Cina, per cui, insomma, ci si trova di tutto, c'è un mondo intero che porta le proprie storie, per cui veramente diventa un laboratorio, ecco. E questo a mio avviso rende la Cina estremamente interessante. E per tornare insomma un breve punto sull'estrema attualità, spero che la Cina, insomma, riesca a prendere consapevolezza del suo ruolo di insomma, paese importante nell'arena internazionale, quindi un soggetto responsabile anche, quindi che ritorni un po' insomma, questo senso farsi carico anche di determinate difficoltà che vediamo a livello internazionale, per cui riaprire le frontiere, cercare di insomma, giocare un ruolo sempre più attivo, ecco, in questo senso. Anche questo significa essere una potenza a livello internazionale, ecco. E questo sicuramente potrebbe essere anche un interessante stimolo per noi in Occidente, ecco, vedere come la Cina torna da noi dopo questo laboratorio di tradizione, modernità e di elementi occidentali. Ecco, mi fermo qui. Grazie. Vorrei dire, perché forse non tutti lo sanno, che diciamo, la nostra tradizione giuridica è stata molto apprezzata in Cina nell'elaborazione del codice civile, che ha avuto, diciamo, la sua redazione finale recente con un forte concorso di giuristi italiani, e ci sono dei forti romanisti, cioè degli studiosi del diritto romano in Cina, che hanno scelto di riferirsi qua alla tradizione del diritto romano anziché alla common law, e quindi è stata anche una scelta precisa. Poi è chiaro, perché ci sono anche una serie, così come tu hai studiato qui, ci sono stati cinesi che hanno studiato soprattutto alla Sapienza, dove c'è stato un accordo e ci sono anche i nostri civilisti soprattutto che insegnano, per esempio lo stesso Guido Alpa, uno che ha insegnato a Wuhan, all'università, diciamo, quindi il rapporto è forte, e alcuni di questi giovani giuristi poi, per esempio, traducono Calamandrei. Questo per dire però quali sono le difficoltà. A un certo punto mi ha interpellato uno di questi cinesi dicendo: posso togliere tra questo scritto di Calamandrei e il pezzo sull'indipendenza della magistratura, perché questo è un argomento sensibile qui da noi? Io ho detto: no, per piacere, se togli il pezzo sull'indipendenza della magistratura, Calamandrei non è più Calamandrei. Dico: allora scrivi nella prefazione che non sei d'accordo, però non mi togliere un pezzo. E questo è successo un po'
anche nella pubblicazione Processo e Democrazia, che sono le conferenze che Carlo Andrei fa a Città del Messico nel 52, è stato tradotto in Cina in un momento forse in cui c'era anche maggiore apertura e con un finanziamento della Fondazione Rockefeller americana, perché era un momento in cui i rapporti con gli Stati Uniti erano anche migliori. Però diciamo questo, queste conferenze messicane sul nesso tra Processo e Democrazia sono precedute da una piccola introduzione in cui l'università che pubblica questo opuscolo dice: noi ci dissociamo, queste alcune cose sono visioni dell'autore con cui noi non concordiamo, cioè questo diciamo continua a essere momenti, cioè ci sono una serie di momenti anche di non comunicazione vera e propria, e non perché non ci si capisca, non ci si capisce molto bene. Qual è il succo della questione? Prego. Posso? Sì, sono un studente di De Marti, sono stato poi successore nell'Accademia. Sono stato 21 volte in Cina con delegazioni di parlamentari e sono tuttora presidente onorario dell'Associazione dei Parlamentari Amici della Cina. Questo per dare qualche, per chi non mi conosce, insomma, a me interesserebbe sapere lo sguardo, non conosco bene Carlo Andrei, solo di nome lo conoscevo come giurista, ecco. Non conosco qual è lo sguardo che sta dietro al fatto che si è andato in Cina. Era uno sguardo politico, ideologico politico, oppure era altro? Questa è una domanda che farei alla relatrice. Sullo sguardo che aveva De Marti lo so benissimo, perché da ragazzo in su ho sempre vissuto vicino a De Marti, e nella bel esame che ha fatto Riccardo Scartezzini manca un aspetto che forse non si racconta tanto, ma De Marti era prete, no? E sentiva in maniera molto forte il disagio che derivava dal fatto che molti missionari erano tutti espulsi dalla Cina, diciamo, popolare, no? Ecco, e conosceva delle persone del Trentino, io stesso ho conosciuto delle persone di questo genere, però giudicava allo stesso modo insufficiente il modo in cui la Chiesa Cattolica si poneva di fronte a questo problema dopo qualche anno del 49, insomma, al 50, poi siamo arrivati agli anni 60. Quindi quando è arrivato alla Cattolica di Milano a insegnare, ha conosciuto Vittorino Colombo, e Vittorino Colombo conosceva gente del PIME, che erano soprattutto a Hong Kong e che venivano anche da questa esperienza di ex missionari in Cina. E una delle spinte forti di questo democristiano particolare, che era Vittorino Colombo, una delle ambizioni particolari era di ricucire i rapporti tra governo cinese e Chiesa Cattolica. E ogni volta che lui è andato in Cina più volte, andavo a parlare anche con gente del Vaticano per capire cosa fare, e la questione della risoluzione che è avvenuta temporanea attualmente sui vescovi è un proseguire quel tipo di linea. E De Marchi era coinvolto in questo, perché è quindi il primo sorgere dell'Istituto Italo-Cinese è stato motivato da questo tentativo di conoscere meglio la Cina. Anche per non negare, diciamo, ai cinesi la possibilità di conoscere Gesù Cristo, ecco, il suo spirito missionario. De Marchi lo ha sentito molto anche qui, perché conosceva questi ex missionari cinesi, questi missionari cinesi ormai vecchi, e diceva: è possibile che non possa conoscere Gesù Cristo questa miliardo di popolazione, o quasi miliardo allora, ecco, e ha fondato un movimento di preghiera che si chiamava Yanma Celi, Porta del Cielo, ecco, che era orientata a pregare 24 ore su 24,
365 giorni su 365 con conventi di suore, di frati, di gente di tutto il mondo, pregare perché la Cina si aprisse a Cristo. E allora i primi tentativi di avere rapporti con gli studenti cinesi che vivono in Italia, di portare studenti italiani di là, nasce anche da questo, da questa cosa, diciamo, detta, ma non nel campo, diciamo, nel campo, diciamo, dell'accademia, perché nel campo dell'accademia era quello che dicevi tu, Riccardo, cioè nel campo delle amicizie, e spiegava in termini diversi, in termini dell'accademia si riservava di studiare questo popolo enorme che lui pensava fosse trattato peggio di quello che meritava, perché insomma ci sono state tante cose. Quindi c'è stato questo spirito di amicizia. Il primo volume che ha fatto tradurre in cinese è stato quel trattato dell'amicizia delle Marche, no? Il centro Martino Martini. Ecco. Allora per dire, lo sguardo di De Marchi era quello di un missionario cattolico, sì, che ha coinvolto il Trino Colombo, ha coinvolto il riconoscimento. Ecco. Va bene, no. Dopo se ho la risposta anche sullo sguardo di Madama Teresa è più potente. No, una piccola chiosa su questa cosa qua. Effettivamente c'è questa componente, io l'ho tenuta separata anche perché lui era abbastanza abile a tenere separate le cose, e soprattutto sapeva che io le volevo separare, cioè volevo che il centro Martini fosse un centro laico, cioè che non avesse anche lui. Sì, ma lui l'accettava questo, soltanto che come se ci fosse un lato privato di De Marchi, che è fondatore di questo gruppo di preghiera che si chiamava gli Annuacelli, che aveva un altro mondo di riferimento, e però non comunicava, anche perché in fondo mi facevo un po' da barriera su questo, no? Perché dovendolo giustificare anche sul piano universitario, io volevo che non si tenessero fusi le cose. Comunque, ha ragione, cioè c'è anche questa componente che io non ho considerato nello sguardo. Vorrei a questo proposito segnalare, perché non è molto conosciuta, ma nelle opere complete di Don Milani c'è una lettera che Don Milani rivolge ai missionari cinesi, perché ritiene che nella nostra società, diciamo, ci si stia talmente despiritualizzando che ci sarà bisogno di un movimento contrario, che saranno i cinesi a riconvertirci, cioè nel senso che, diciamo, la sua delusione rispetto allo stato della spiritualità in Occidente lo spingeva a immaginare che ci fosse un movimento contrario nel futuro in cui sarebbero stati i cinesi che ci avrebbero di nuovo, diciamo, convertito a una religione, e questo, diciamo, negli stessi anni in cui scrive una lettera a una professoressa, ma che era anche abbastanza ispirato da una serie di esperimenti che Don Milani immaginava si svolgessero in Cina, in cui la sapienza contadina veniva rivalizzata mentre noi allontanavamo i ragazzi contadini dalla cultura. Insomma, voglio dire, ci sono un'attenzione spirituale c'era anche da parte sua. E per quanto riguarda perché Calandrea in Cina, io adesso faccio un po' il protagonismo e dico, in realtà voleva venire a trovare la nipotina, perché, diciamo, la famiglia di suo figlio, sua nonna e sua nipote, che ero io, stava in Cina, e quindi sicuramente, diciamo, uno stimolo alla conoscenza di questa realtà cinese viene anche da questo legame personale, familiare. E nel numero del Ponte che ho curato, io ho fatto un saggio proprio sulla nascita di questo interesse per la Cina e di questo numero del Ponte, perché Cavallo André già l'aveva cominciato a progettare nel 54-55, cioè prima ancora di fare il viaggio in Cina.
c'è questa componente di un figlio che fa il corrispondente da Pechino e che, diciamo, è una nuora che fa anche la corrispondente, e c'è una bambina che segue le scuole cinesi, quindi c'è anche una curiosità per questa esperienza. Nello stesso tempo questa delegazione rappresenta un'area liberal socialista, ci sono molti membri del Partito d'Azione e il centro per le relazioni con la Cina, che in qualche modo è dietro questo viaggio, c'è il Partito Comunista Italiano, ma ci sono anche molti membri del Partito d'Azione, e in particolare c'è Ferruccio Parri, che è stato quello che il nostro primo ministro del dopoguerra. Parri, diciamo, c'è Franco Antonicelli, c'è Bobbio, cioè sono una serie di figure che fanno parte un po' della tradizione azionista. Io scrivo, insomma, in qualche modo comunque ho elaborato, riflettendoci, il fatto che queste persone che erano state anche molto attive nell'elaborazione della Costituzione italiana e che la vedevano ancora in una difficoltà di attuazione negli anni 50, non sono particolarmente entusiasti del clima di guerra fredda e del clima che c'è nell'Italia degli anni 50, e nello stesso tempo investono speranze nella liberazione dei popoli dal dominio coloniale, dall'India, la Cina, questi nuovi paesi che stanno venendo e che, diciamo, si stanno in qualche modo avvicinando, dando delle leggi. E Tobio appunto analizza la Costituzione cinese, cioè c'è l'idea che dalle trasformazioni seguite dalla Seconda Guerra Mondiale si stiano creando delle nuove realtà con cui bisogna misurarsi e con cui bisogna dialogare, e che forse, diciamo, alcuni passi avanti si stiano facendo in queste realtà. Forse hanno delle illusioni, nello stesso tempo sono anche molto vigilanti, perché loro arrivano lì in Cina con un questionario che riguarda la persecuzione di un intellettuale, erano i primi casi, diciamo, di critiche degli intellettuali borghesi cosiddetti, e temono che appunto stiano riproducendosi dei fenomeni come quelli che avevano conosciuto nell'Unione Sovietica, nei paesi dell'Est, e quindi incalzano i cinesi rispetto a questa definizione di un intellettuale come Wu Feng, come controrivoluzionario. Quindi, diciamo, è un viaggio alla scoperta della Cina, ma è un viaggio in cui anche cercano di portare i loro valori. E è interessante che questa professoressa Yan Ling, italianista, mi ha fatto molte domande per poter tradurre il numero del ponte, per capire cos'era questo Partito d'Azione, che adesso in Italia neanche tante gioventù neanche lo sa che cosa fosse, chi era Parri, che cosa rappresentavano queste figure, diciamo, che erano state molto significative nella redazione della Costituzione del 48. Posso aggiungere solo una parola prima? Scartefini ha detto: non so perché si è andato in Cina, come si è andato in Cina la prima volta, come è giunto, hai detto, una specie di ospite. In realtà è andato in Cina come commerciante di preziosi, no? Per avere visto, per poter andare, e quando è tornato in Cina, è tornato con un bagaglio pieno di gioielli cinesi da poi da far vendere agli amici. Ecco, quindi c'era una veste ufficiale che... Questo non lo sapevo, scusa. Ma io lo sapevo perché ho dovuto resistere. Portare sulla schiena le cose. Aspetta, no, alla fine c'è l'entrata. Questa è una bella collezione di giada, allora. No. Perché se dichiarava di essere prete non avrebbe avuto il visto. Sì, sì, certo. No, ma non voglio intervenire, volevo soltanto stimolare Eugene, che era mica cinese, che c'è qua, a dire qualche cosa ne pensa di questa... di questo, aver sentito questo tipo di relazione, perché lei è una degli cinesi venuti negli anni, fine degli anni 90 qui a Trento, e ha fatto anche giurisprudenza. Io sono qua dal 2002. Dal 2002, vabbè, insomma, 3 anni di differenza.
e ha anche fatto giurisprudenza a Trento, quindi diciamo sul diritto cinese lei ha un modo di capire le due facce. Ecco, era soltanto chiederti se potevi, se no, chiedere a lei se vuole intervenire. Vabbè, io posso intervenire, ma non parlare del diritto cinese. Sì, no, ma senza la mascherina possibilmente. E niente, infatti io quello che ha raccontato il professor Cubo l'ho già sentito molto da professore, infatti mi sono rimasta un po', tanto per dire, un po' male, perché quando ho saputo che il professore De Marchi andava in Cina, anche pensando di quella missione, no? Distribuiva le Bibbie. Esatto, sono stato minacciato di discussione. Sì. No, infatti da lì, anche oggi volevo dire, mi viene un'osservazione, vado per dire, perché non c'è mai stata una riflessione da parte della cattolica o del cattolicesimo o cristianesimo, riflessione nel senso, prima del 1949 ci furono già stati, furono quattro tentativi di divulgare il cristianesimo, ma l'introduzione del buddismo, l'introduzione dell'islamico in Cina, perché non è stata una, diciamo più o meno questa difficoltà, tra virgolette, per il cristianesimo. Devono pensare, oppure riflettere i cinesi, oppure devono riflettere chi vuole in qualche modo tentare di divulgare lì, cioè sbagliato qualcosa? Questo sono Cristo che dice andate convertite, non è un comando che si inventa qualcuno. Soltanto che venivano da potenze il buddismo ma ci domanda perché nel senso è sempre da parte di una l'altro giorno da un po' di tempo, però non sono riuscita a leggere tutto l'articolo, è stato scritto da anche il nostro professore Francesco Sisi, lui è stato capo dell'ufficio di cultura presso l'ambasciata italiana in Cina. Il titolo è perché i cinesi non capiscono gli americani. La mia domanda, gli italiani hanno cercato di capire i cinesi, oppure gli americani hanno cercato di capire i cinesi, oppure gli europei hanno cercato di capire i cinesi? E i cinesi devono capire gli italiani, gli europei e gli americani? Oppure deve essere un qualcosa reciproco? O no? Adesso questa è la situazione. Non do risposta perché sennò si comincia da capo. Infatti per quello c'è un cellulare. Cosa è semplice di quello che posso intervenire per te ora. Sì. Brevissimamente, non io avevo una curiosità, soddisfare una mia curiosità. Nel 2019 ho avuto modo di passare 5 giorni a Pechino, mentre facevo un viaggio in Oriente. Avevo due accompagnatrici, nel senso che c'era una guida e una ragazza che ci portava in giro con la macchina. E parlando poi la sera a cena, quando mi liberi con queste ragazze, avevano sui 35-36 anni, quindi diciamo nati dopo la morte di Mao, quindi con la Cina di Deng Xiaoping, eccetera. E niente, parlando così, io ho avuto una sensazione che vorrei da voi sapere se è una sensazione giusta o se proprio è sbagliatissima, ho sbagliato proprio a capire le cose. E mi sembra, dai discorsi che facevamo, che in Cina il passaggio dal periodo di Mao al dopo Mao, se vogliamo paragonarlo a quello che è successo in
dell'Unione Sovietica da Stalin al dopo Stalin è stato vissuto in maniera completamente diversa. Non c'è stato quel trauma, cioè che come la destabilizzazione è stato un trauma politico e sociale anche all'interno della Russia. In Cina no, nel senso che non Mao è stato, diciamo, dimenticato, tra virgolette, ma non è stato demonizzato né attaccato. È così. E contemporaneamente c'è stata una, si è creata una frattura generazionale, nel senso che la vecchia, diciamo, le persone anziane in Cina hanno continuato a vivere con quello che era il sistema e, se vogliamo, le conquiste che aveva portato la rivoluzione, la repubblica popolare per quanto riguarda il lavoro, la vita sociale, eccetera. Mentre nella vita dei giovani mi sembrava di scoprire quello che vivevano i miei figli qua, cioè una certa precarietà, una certa non sicurezza. Ecco, e anche nella conoscenza storica mi sembra che i giovani conoscano la storia della Cina dall'epoca di Deng in avanti. Una cosa che mi ha lasciato veramente esterrefatto. Un giorno che stavamo camminando, io non so come si chiama quel vialone immenso, grande, che porta poi a Piazza Tiananmen, pieno di negozi, eccetera, c'era un negozio meraviglioso di ceramiche, di vasi, eccetera, e in questa vetrina c'erano tre quadri, uno era Mao, uno era il funerario, un altro era Liu Shaoqi. La guida, la ragazza, siccome ha capito che un po', insomma, della storia cinese sapevo, mi ha detto: Giuseppe, posso chiederti una cosa? Chi sono? No, no, mi ha detto: questo è Mao, questo è Chuen Dai, ma questo chi è? Non lo conosce. Dico: guarda, ma mi stai prendendo in giro, vero? Non devi prendere in giro le persone anziane, mi ha detto. E Liu Shaoqi è stato niente sconiente, il vostro primo presidente. E quindi mi sono reso conto che questi ragazzi praticamente la storia della Cina la conoscono da dentro, poi prima no. Cioè è un'impressione sbagliata che mi sono fatto, perché io tuttora non riesco a capire se ho proprio frainteso, non ho capito niente, o se effettivamente c'è questa, e anche questa divisione, questa separazione generazionale. Quando le dicevo che appunto nel tradurre quel numero del ponte in Cina, questi giovani hanno scoperto delle cose che ignoravano completamente e hanno avuto piacere di ritrovare una narrazione di quell'epoca, perché non c'è più memoria di quello. E lo stesso, diciamo, mia madre raccontava, essendo tornata in Cina nel momento degli anni 90, lei legge sul giornale che era morto questo Wu Feng, che era questo intellettuale che era stato criticato e preso di mira, e lei a posteriori si duole nel 55 di avere in qualche modo condiviso quella condanna di questo intellettuale borghese, e si rende conto che il suocero Piero Calamandrei, che se n'era preoccupato e aveva discusso con l'interprete, perché l'interprete ha detto: ma questi sono intellettuali che vogliono parlare solo della luna. E Calamandrei dice: ma anche noi abbiamo un poeta che ha fatto delle poesie meravigliose sulla luna, che c'è di male a parlare della luna? Comunque questo scrittore perseguitato, cioè lei ne parla con l'interprete che l'accompagnava, e questa non aveva la minima idea di chi fosse questo qui, cioè nel senso che la memoria, anche in una serie di eventi del passato recente, questo non significa che non ci siano degli storici che poi fanno delle ricerche e cercano, no, però non è detto che questa memoria circoli. Sì, certo. Io ricordo soltanto brevissimo che quando chiedevo di Mao come venisse valutato,
i cinesi erano divisi in due fazioni, chi pensava che Mao fosse per il 30% buono e 70% cattivo, e chi pensava che fosse il contrario, 70% buono e 30% cattivo. Nel frattempo però adesso ha una migliore... Sì, no, ma ha ripreso parecchio. C'era questa strana cosa di 70-30 che mi continua molto. Che era stato poi la stessa cosa che aveva fatto Cinesi con Stalin nel 76. Sì. Forse una percentuale bella che si divide bene, non lo so. Vedete anche in Cina hanno preso maniere sondaggi. Mao in qualche modo è stato fortunato perché è morto prima della fine della rivoluzione culturale, per cui la rivoluzione culturale sì, viene tutti riconosciuta come un periodo di nichilismo, come un periodo buio. Mi sono insegnato in una facoltà di giurisprudenza dove i professori si fa riferimento alla rivoluzione culturale e nessuno ha problema di dire che è un periodo in cui il sistema giuridico non esisteva più, esisteva la legge rivoluzionaria, c'erano le guardie rosse, insomma, tutti lo accusano, tutti lo condannano come periodo. Mao però muore nel 76, la rivoluzione culturale finisce nel 78 con il processo alla Banda dei Quattro, dove processano tra gli altri anche la quarta moglie di Mao, e Mao è il quarto marito per la donna, questa attrice. Per cui formalmente sono loro i quattro che vengono condannati. Mao resta in piazza Tiananmen, appunto la porta del cielo, noi troviamo da un lato il palazzo del governo del potere attuale, dall'altro lato un altro palazzo governativo, sulla destra, alle spalle della città proibita, c'è il museo, dove al pian terreno c'è una mostra permanente sull'invasione giapponese, e da questo lato c'è la città proibita, la casa dell'imperatore, il potere tradizionale. Al centro di tutto ciò c'è Mao, il suo corpo, il suo mausoleo. E lì per i cinesi è una continua insegna in una facoltà di giurisprudenza, che abbiamo chiare delle linee ideologiche che dobbiamo seguire, abbiamo i corsi di aggiornamento. Io l'estate scorsa ho dovuto seguire i corsi di aggiornamento sul pensiero ideologico di Xi Jinping sullo Stato di diritto. Insomma, è un dovere giuridico. La legge sull'educazione prevede per gli educandi il dovere di crescere e allevare dei buoni costruttori del socialismo. Per cui è chiara diciamo, la questione ideologica. Mao, ecco, il pensiero di Mao è conservato dalla Costituzione, è un principio fondamentale, cioè prima il marxismo-leninista e poi il pensiero di Mao e poi le teorie fondamentali di Deng Xiaoping, per cui c'è piena continuità. E poi fino a Xi Jinping, poi insomma tutti i vari presidenti hanno lasciato un segno. Sulla questione delle competenze questo è un problema della società cinese, per cui l'interprete non sapeva riconoscere un ritratto, perché praticamente il sistema educativo cinese è talmente competitivo per cui si rischia di sapere solo ciò che serve per superare l'esame, per superare il cacao, insomma, l'università e per proseguire. Cioè, infatti, quello che, ad esempio, si parla di letteratura, quello che Lucian accusava alla Cina del suo tempo, questo di Nalai Jui, di opportunismo, di prendere solo alcuni pezzi. Ecco, questo è un po' il problema del sistema educativo cinese, per cui ci si concentra solo su ciò che è utile. Qui, ad esempio, se la studentessa studiava sempre solo lingue, diciamo, della politica cinese, può non saperne niente. Per cui, però il conflitto generazionale c'è, e questa è una questione anche di psicologia delle società, delle collettività, perché se noi, ad esempio, abbiamo nella nostra memoria la nostra casa natia, il paesaggio dove siamo nati, in Cina in alcuni posti, ad esempio, è scomparso. Shanghai è stata completamente ricostruita, rifatta, ci sono delle tracce in alcune zone, però c'è anche questo aspetto generazionale, per cui insomma in 40 anni la Cina si è trasformata e persone sono rimaste a vivere nelle loro abitudini originali prima di questa grande trasformazione. Resta visibile oggi la Cina rurale con alcune consuetudini
sulla gestione collettiva della terra e così via, che sono legati anche ad un bagaglio tradizionale o socialista delle origini, per cui fa parte di quel quadro di una Cina piena di contraddizioni, dove anche a livello di generazioni c'è un conflitto. Non a caso nel nuovo codice civile, l'articolo 9, si dice che bisogna coltivare la buona, i valori etici nella famiglia e quindi il rispetto degli anziani, quindi recuperare questa unità familiare che va anche un po' oltre, insomma, quella che è l'economia familiare divisa tra realtà rurale e vita nelle città. Per cui c'è veramente, adesso rischia di dare un discorso molto ampio, però c'è veramente un grande problema sociale questo. Il quindicesimo piano quinquennale che parla di spostare 80 milioni di persone nelle città, l'urbanizzazione, insomma c'è una grande questione sociale e demografica che la Cina deve affrontare. Sono un grande appassionato di Cina. La Cina ovviamente è cambiata tantissimo negli ultimi 40 anni. Vedendo adesso quello che succede in Cina, su YouTube, vari residenti occidentali che sono lì, si vede questa Cina che è diventata bellissima. Sono delle città completamente ricostruite, moderne, infrastrutture incredibili, tranne l'alta velocità, stazioni spaziali, cioè sta crescendo veramente molto, molto. Università enormi, studiosi in tutti i campi, una profondamente incredibile. Però allo stesso tempo, con gli anni del Covid, c'è questa chiusura adesso della Cina, che è difficile andare lì, no? Io stesso sono fatto 4 volte, però adesso andarci è un po' problematico. E ho questa impressione, che però vorrei, su questa osservazione, che la Cina a questo punto è diventata molto autosufficiente, stia creando un giardino, no, mentre il nostro mondo è veramente, si fa fatica a trovare qualcosa che funzioni bene, abbiamo diversi problemi, lì stanno risolvendo un problema dietro l'altro, hanno abbattuto il problema della povertà estrema, stanno progettando il socialismo, anche il sistema giuridico è stato riformato, no, hanno copiato il nostro, l'hanno migliorato in certi aspetti e poi preferisco discutere ovviamente, no? Però c'è questa volontà di crescere, di costruire un futuro migliore, di passare a un sistema più equo in un certo senso, si combatte il superpotere di alcune lobby, se ne vanno altre, quindi è un modello in tanti aspetti e non so se l'idea di creare un giardino sulla terra sia una vostra impressione, però chiuso perché il resto del mondo non può starci dietro, no? Ho questa impressione. Molto positiva. Autoreferenziale, paese di mezzo che continua a riprendere il posto che aveva. Questo c'è grandissimo orgoglio nazionale nel uscire da un secolo delle umiliazioni, ritornare a una posizione. Però stanno su una soglia, il problema è che Deng Xiaoping, quando ha avviato questo sviluppo, aveva anche raccomandato di mantenere sempre un low profile, di non farsi notare troppo e non entrare in mutuo. Adesso sono diventati talmente forti che inevitabilmente entrano in rotta di collisione. Questo viviamo tempi complessi e difficili. È vero che questi poi anni di chiusura, e la comunicazione si è anche limitata, cioè se tu vai in Cina devi fare tre settimane di quarantena, spese tue, dentro un albergo che ti paghi, in questo modo hanno fatto funzionare gli alberghi anche, no? E cioè, in questo periodo poi di nuovo hanno fatto parecchie chiusure, lockdown, però ecco, per esempio, personalmente io ritengo che quanto è successo a Hong Kong sia molto inquietante e nessuno ha reagito, no? E il fatto che la Cina abbia accelerato il riassorbimento di Hong Kong nel suo modello e non si sia più due paesi, due sistemi, no? È insomma inquietante. Ha
accelerare più i tempi, sta accelerando su tutto. È vero anche se legge, adesso è uscito un libro della Giada Messetti, che è una che sta molto anche in televisione in questo momento, che dice la Cina ormai è già qui, è un interlocutore, non è come è stato il commentatore, cioè a questo punto è qua in mezzo a noi, non sfuggiamo, però il problema è come se la gioca. Io penso che insomma la Cina è sempre stata in mezzo a noi, ci sono delle battute dei film di Totò, dove c'è quando la Cina si sveglierà, la Cina è sempre stata, il problema è che c'è chi l'ha vista e chi non l'ha vista, chi ha fatto attenzione e chi non ha fatto attenzione, per cui fa proprio parte del nostro, è uscito anche un libro sulla breve storia degli italiani in Cina, gli italiani in seguito all'Ottocento, c'è una tradizione di dialogo costante, dopo la cacciata di Gigi nel 1724 sono partiti dopo altri religioni, insomma il dialogo per varie vie c'è sempre stato. Poi bisogna capire la qualità del dialogo, ovviamente. La Cina sta facendo un passaggio, da un lato, sta facendo un passaggio chiave, da un lato sta passando dalla quantità alla qualità. Questo è un passaggio che Xi Jinping ha detto chiaramente basta con la manifattura del mondo, a fare le cose a basso costo, adesso pensiamo alla qualità, per cui missione sullo spazio, intelligenza artificiale, innovazione. Al tempo stesso non è ad uno stadio così avanzato come spesso lo crediamo noi. Ad esempio, fino all'inizio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina c'erano 4 aziende tecnologiche cinesi tra le 10 migliori al mondo. Adesso ce n'è soltanto una, Tencent, e poi c'è un'altra a Taiwan che si occupa di semiconduttori, la seconda azienda tech più grande al mondo, e poi c'è quella coreana, la Samsung. Le restanti sono tutte americane. Viviamo in un momento in cui il problema è che la Cina, il problema è come definita, se è un paese sviluppato o in via di sviluppo, perché per alcuni versi è il secondo mercato al mondo, il secondo al mondo, subito dopo gli Stati Uniti, però per altri versi è ancora un paese di sviluppo, il migliore dei paesi in via di sviluppo, ma è ancora un paese in via di sviluppo, per questo fa da traire all'India, all'Africa e a tanti paesi, perché al Brasile. Perché è un modello che ha vinto, che sta vincendo. E questo è il problema che si ha nelle relazioni internazionali, perché se si definisce un paese come via di sviluppo ci sono una serie di criteri che si applicano, se si definisce come un paese sviluppato, un competitor, un concorrente, bisogna allora limitare le agevolazioni, ad esempio all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e così via. E su questo si gioca la partita. Per esempio la Germania su alcuni punti, su alcune questioni definisce la Cina come un paese sviluppato, alcune città sono il simbolo del futuro, tutta la zona costiera cinese è la Cina del futuro, Shanghai, ma anche Wuhan dove vivi, peccato per il virus che è scoppiato lì, ha avuto un grande pagherà un grosso pegno per questo, ma io quando ero arrivato a Wuhan 8 anni fa c'erano 3 linee della metropolitana, adesso le linee, adesso ci sono 15 linee, 15, cioè c'è una capacità sicuramente enorme, però non è un paese diffuso, non è un benessere diffuso, per cui ci sono tante zone rurali che sono ancora in via di sviluppo. Per questo Xi Jinping ha teorizzato, prima di lui, diciamo, era stata teorizzata l'idea della società moderatamente prospera, e Xi Jinping ha parlato di moderatamente prospera come la contraddizione tra le aspirazioni di vita dei cinesi e le loro reali condizioni. Ecco perché ha detto l'abolizione della politica del fondo unico non ha fatto schizzare le nascite, e infatti c'è un problema di demografia. Ecco perché casomai alcune agevolazioni non hanno portato quella reazione naturale che ci si aspettava. Per cui la chiusura cinese adesso è necessaria per i cinesi, perché devono irrobustire quel mercato interno dove i governi locali sono estremamente indebitati perché prendono i finanziamenti dal mondo edilizio e ci sono le città fantasma, non crescono, non vengono popolate, e quello è un grosso buco anche finanziario, perché poi ci sono tutti i bond dei governi locali emessi per costruire, i governi sono già indebitati ma poi le case non si vendono, no? E
questo è il caso di Evergrande che rischiava di scoppiare l'anno scorso. Quindi bisogna irrobustire il mercato interno, per questo c'è stata anche nel 2020 la cosiddetta doppia circolazione economica, per cui si crea una circolazione economica interna, si favorisce il mercato interno e si irrobustiscono degli aspetti, perché ci sono delle forti criticità, ad esempio anche il problema della pandemia che sta ripartendo, perché noi abbiamo puntato molto sui vaccini, perché loro sulle chiusure, perché comunque i vaccini erano poco efficaci e poi sono spaventati dalla questione medica, delle cure mediche. Ecco, quando nella prima fase del Partito Comunista c'erano le cosiddette tre grandi montagne da scalare, combattere l'imperialismo, il feudalismo e il ritorno della Cina feudale. Poi la seconda fase, queste tre montagne da scalare diventano gestione demografica, dare a tutti una casa e delle cure mediche. Lì non c'è il medico di base, sono state fatte degli esperimenti, ma non è diventato ancora un sistema nazionale. Garantire la casa a tutti, appunto la produzione della povertà assoluta, la ciotola di riso, e gestire la demografia, che è sempre stata una questione imponente in Cina, la demografia, il popolo, il numero, la quantità. Sono numeri che hanno sempre impressionato l'Occidente. Francesco Botero, nelle relazioni universali, diceva come mai i cinesi sono così tanti, perché che cosa mangiano, perché lo istituto deve venire lì. Per cui la questione del numero e il controllo, per cui lì sicuramente vanno costruito all'interno. Perché c'è stato un passaggio, se noi abbiamo visto la rivoluzione industriale prima, seconda, terza, quarta, fino a quella digitale, loro delle cose le hanno vissute in maniera focalizzata ad altissima velocità, per cui mancano le infrastrutture altrove, manca tutto il resto in alcuni passaggi, per cui deve consolidarsi.